Dicono sia uno dei migliori entry level per avvicinarsi al mondo dei quadricotteri FPV Racer. Ci abbiamo giocato un po', i Chin Racer 250 FPV, la versione ready to fly, pronta a volare, per voi nella nostra recensione. Andiamo subito a vedere più da vicino il nostro iChin Racer 250, partendo immediatamente dalla scheda tecnica che evidenzia dimensioni contenute ed un peso di 400 grammi. Componenti modulari in questo ready to fly che è pronto sia a volare, ma in futuro potrà essere sostituito integralmente in ogni singolo componente. Oltre al nostro iChin Racer, nella confezione troviamo ovviamente il controller, affiancato da un display da 7 pollici che andrà montato in un secondo momento. Oltre a questo, un set di elic di riserva, due batterie ai polimeri di litio da 1500 mAh a 3 celle, quindi di tipo 3S ricaricabili con il caricabatterie in dotazione. Ed infine, un manuale di istruzioni basilare per le prime operazioni di armamento dei motori e partenza del quadricottero. iChin Racer monta delle eliche 50-30 e tra i componenti modulari troviamo il noto controller CC3D che, volendo, potremo connettere ad un PC tramite mini USB e configurare con software noti come LibrePilot, OpenPilot ed altri per modificare parametri di volo e proprietà del nostro quadricottero. Un'operazione naturalmente sconsigliata ai neofiti, visto che questo quadricottero è già pronto a volare e configurato con delle impostazioni base che ci permetteranno di divertirci sin da subito. Nella parte posteriore del frame trova spazio la batteria che verrà assicurata con una fascetta in dotazione. La durata di volo è di circa 10-15 minuti a seconda del tipo di pilotaggio. Sempre posteriormente troviamo una fila di LED configurabili a telecomando con svariati colori che ci consentono una buona vista notturna. E per concludere, anteriormente troviamo due potenti LED per il pilotaggio del quadricottero in notturne, oltre alla videocamera HD che consente la visuale in prima persona, ma non la registrazione. Per fare ciò dovremo appoggiarci ovviamente ad un action cam ausiliare che potrà essere posizionata nella porzione superiore del quadricottero, dove troveremo una sorta di stabilizzatore con dei gommini che ci consentirà di attutire un po' le vibrazioni. Per il mio iChin Racer ho scelto un radiocomando con configurazione di tipo 2, quindi con lo stick a sinistra che si occupa del gas e quello a destra di rollio e inclinazione del velivolo. Per quanto riguarda l'armamento dei motori, lo sblocco avverrà con lo stick di sinistra inclinando in basso a destra in modo da poter attivare i motori per evitare incidenti in fase di pre-partenza. Lo abbiamo messo davvero a dura prova, questo iChin Racer ha volato tanto, è caduto molto, si è schiantato contro l'asfalto, contro alberi, contro ogni genere di cosa. Bene, è ancora qui, integro. E la prima cosa che posso dirvi è molta attenzione, ma gran divertimento, ragazzi, guardate i nostri video. Davvero divertente questo iChin Racer 250. Noi abbiamo acquistato appunto la versione pronta a volare a 270 euro circa sul sito Banggood.com.
Trovate anche versioni sprovviste, ad esempio, di telecomando, ricevente, batterie. Il prezzo base del solo quadricottero è di circa 120 euro. In ogni caso, se non siete degli esperti che sapete configurarlo o avete già altra componentistica, questa è la versione più adatta, in quanto vi arriva, mettete a caricare le batterie e siete pronti a volare. Per maggiori dettagli vi lasciamo la recensione scritta completa, dove troverete tutti i dati sui componenti, sui moduli montati da questo quadricottero. Vi ricordiamo che non è adatto ai principianti, fatevi le ossa magari con qualcosa di più semplice, perché come avete visto nei video questo scatta veramente di ignoranza. Molto divertente, lo ripeto, per maggiori dettagli recensione scritta. Ragazzi, ci vediamo alla prossima recensione, un saluto da DynamMJ per HD Blog e ai prossimi video sui quadricotteri. Ciao a tutti!